gentili autorità, carissimi amici della polizia, di Stato, sacerdoti, diaconi, seminaristi, oggi è solennità per la nostra città e la nostra diocesi perché festeggiamo il nostro patrono San Michele Arcangelo. E questa solennità conclude un triduo straordinario per la nostra diocesi, l'ordinazione diaconale di tre giovani sposi e padri di famiglia, due dei quali della Polizia di Stato. Il ritorno dei resti mortali del venerabile Monsignor Giovanni Iacono, dopo 63 anni dalla sua dipartita da questa diocesi, e oggi San Michele. Abbiamo motivo dunque di essere felici, ma abbiamo anche tanti santi e intercessori nel cielo, attraverso i quali invocare da Dio grazia e misericordia. Confesso a Dio.
angeli per la nostra salvezza. Ti preghiamo di essere difesi dall'Arcangelo San Michele contro le insidie del diavolo, perché al termine della vita presente siamo ammessi nel regno della luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare. Quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come valve di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco correva e usciva dinanzi a lui. Mille migliaia lo servivano e 10.000 miliardi di rossi. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere era un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio.
Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse, e non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato Diavolo e Satana, che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra, e con lui anche i suoi angeli. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita fino alla morte. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Parola di Dio. In quel tempo Gesù, visto Natanael che gli veniva incontro, disse di lui: ecco, davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Parola del Signore. Gloria a te, Gesù Cristo.
la introduzione a questa nostra celebrazione dicevo che abbiamo vissuto come Chiesa Nissena un triduo di gioia, di festa, perché tre giovani, sposi e padri di famiglia, sono stati da me consacrati diaconi permanenti, quindi al servizio della carità, degli ultimi, al servizio dell'annuncio della parola, perché ieri le spoglie mortali del venerabile vescovo Monsignor Giovanni Acono sono tornate per sempre fra noi. Adesso si trovano nella bara accanto all'effigie di Giovanni Paolo II, all'altare della Cappella della Misericordia. Saranno poi tumulati in un sarcofago, in marmo, proprio nell'altare dove c'è il monumento a lui dedicato. Così abbiamo tutti i nostri vescovi in questa santa cattedrale. E oggi, a completamento, rendiamo lode al Signore per il dono del nostro santo patrono, Michele, Arcangelo, che è anche il patrono della Polizia di Stato. Per cui vogliamo, durante la celebrazione, anche pregare per tutti quei poliziotti, uomini e donne, caduti nell'adempimento del loro dovere. Cosa può dire allora San Michele oggi alla nostra città, a questa città che ha vissuto questi tre giorni di festa? E vorrei partire da una poesia di Rilke, in cui, raccontando la bellezza della vita, afferma che noi siamo arrischianti, perché sin dal nostro venire alla luce nel parto noi abbiamo avuto, anche inconsapevolmente, la voglia di vivere e abbiamo trovato la passione per la vita, quasi incanalandoci in uno stretto sentiero, rischiando appunto la vita per avere vita. E da quel momento al nostro essere arrischianti abbiamo unito il nostro essere arrischianti, cioè mentre è cresciuta in noi la voglia di vivere e la passione per la vita, pian piano è andata crescendo in noi la consapevolezza che la vita è sempre a rischio e quindi siamo arrischiati, non solo arrischiati, ma d'altra parte Seneca aveva già scritto che vivere significa lottare. E San Michele, questo lottatore di Dio per la giustizia,
oggi dice a tutti noi miseri che se vogliamo superare il nostro essere arrischiati, dobbiamo trovare il coraggio di essere arrischianti. Dobbiamo rispolverare in noi la voglia di vivere. Dobbiamo ritrovare la passione per la vita. Non è possibile lasciarci morire. Non è possibile subire la vita. Essa ci chiede di viverla da protagonisti. Noi non possiamo neanche subire uno Stato che iniquamente emana leggi contro la vita. Uno Stato democratico dovrebbe difendere la vita dal concepimento alla morte, sempre, ovunque e comunque. Uno Stato civile non può chiudersi nelle proprie frontiere spezzando o negando asilo di vita a tanti nostri fratelli e sorelle che oggi, come noi ieri, cercano porti di speranza e luoghi in cui ritrovare la dignità della vita. Questa è iniquità, anche se si paventano e si mostrano pubblicamente devozioni e corone di rosario. Noi, figli e devoti di San Michele, dobbiamo ritrovare oggi il gusto di lottare, la gioia di vivere, la felicità di tessere relazioni. E abbiamo un grande difensore, che è San Michele. Ma San Michele non è solo il difensore della vita. San Michele è colui che ci sprona a vivere. E si è vivi quando si permette agli altri di vivere. E si è vivi quando si riscopre dentro la passione di lottare senza rassegnazione, senza stanchezza, superando smarrimenti e tentennamenti. So che doveva essere presente qui stamattina il vice ministro, il cancelliere. Io mi auguro davvero che finalmente uno riesca a fare qualcosa per questa città e per questo territorio, che si possa riprendere il lavoro per il completamento della 640, che si possa riprendere il lavoro di collegamento delle ferrovie. Noi, figlioli, dobbiamo uscire fuori dall'isolamento, dobbiamo uscire fuori dal ripiegamento e dal pensare solo ai fatti propri. Siamo persone in quanto esseri in relazione. La nostra vita si deve a qualcuno che con amore o per errore
con la volontà di Dio ci ha chiamato ad essere arrischianti e arrischiati. E noi accettiamo questa sfida. Vogliamo rischiare accettando il rischio di vita. Vogliamo pensare, progettare insieme e insieme ad operarci per costruire una città sempre più vivibile, una città che possa al centro della Sicilia, possa non solo essere punto di raccordo e di accoglienza, ma anche emanazione di luce, di voglia di lottare per la giustizia, per il diritto a vivere, lavorare e prosperare in questa nostra amata terra. E allora, mentre prego per tutti voi, carissimi figlioli, prego per il signor Sindaco e tutta l'amministrazione comunale, ma so anche che sono presenti oggi tantissimi consiglieri comunali, mentre prego per una sempre più luminosa resurrezione della nostra città, chiedo a ciascuno di voi di ritrovare l'energia del proprio cuore per rischiare la vita con coraggio, per agire col cuore, per mettere il cuore nell'amare questa città, questo territorio. Il futuro è nelle nostre menti e nei nostri cuori. Allora muoviamo le nostre gambe e le nostre mani per scavare nelle miniere della rassegnazione nuovi soldi, nuovi sentieri e portare alla luce tutta la bellezza di noi insieme, perché domani i vostri figli possano essere orgogliosi di voi e sul vostro esempio possano vivere da arrischianti senza paura di essere arrischianti. E così sia.
Affidiamo la nostra preghiera a San Michele Arcangelo, messaggero di Dio e nostro intercessore, dicendo insieme: per l'intercessione di San Michele, ascoltaci, Signore. Per l'intercessione di San Michele, ascoltaci, Signore. Per il popolo di Dio, perché con la protezione dell'Arcangelo Michele possa mantenere intatta la sua fede e respingere gli assalti del maligno, preghiamo. Per l'intercessione di San Michele, ascoltaci, Signore. Per i ministri dell'altare, perché associati alla loro degli angeli siano fedeli dispensatori dei santi misteri, preghiamo. Per l'intercessione di San Michele, ascoltaci, Signore. Per tutti gli educatori, perché a imitazione dell'Arcangelo Raffaele siano guide generose e sagge di chi ha affidato alle loro cure, preghiamo. Per l'intercessione di San Michele, ascoltaci, Signore. Per gli evangelizzatori e i catechisti, perché con l'aiuto dell'Arcangelo Gabriele siano portatori fedeli del libro annunzio e lo confermino con la santità della vita, preghiamo. Per i caduti della Polizia di Stato nell'adempimento del loro dovere, per tutti quelli che hanno combattuto per la giustizia, per tutti coloro che hanno sofferto per la pace. San Michele renda loro onore e gloria e li presenti al Padre delle misericordie, per Cristo nostro Signore. Thank you.
sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Siano graditi, o Signore, i doni che ti offriamo in questa solennità di San Michele Arcangelo e diventino per noi sorgente di misericordia e di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, noi proclamiamo la tua gloria che risplende in San Michele Arcangelo. Onorando questo tuo messaggero, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati, tu ci riveli quanto sei grande e amabile al di sopra di ogni creatura. Per Cristo Signore nostro, per mezzo di tutti, tutti gli angeli proclamano la tua gloria e al loro canto si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete
questo è il cancer del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, San Giuseppe, San Michele Arcangelo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Concedi la pace ai nostri giorni.
l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi da peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi amici: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
O San Michele Arcangelo, nostro celeste patrono, che hai vinto gli spiriti ribelli, nemici della verità e della giustizia, rendi forti e generosi nella reverenza e nell'adesione alla legge del Signore, quanti e quante la patria ha chiamato ad assicurare tra i suoi cittadini concordia, onestà e pace, affinché nel rispetto di ogni legge sia alimentato lo spirito di umana fraternità. Per questo imploriamo dal tuo patrocinio rettitudine alle nostre menti, vigore ai nostri voleri, onestà agli affetti nostri, per la serenità delle nostre case, per la dignità della nostra terra. Amen. Preghiamo. Fortifica, oh Dio, il nostro spirito con la potenza misteriosa del pane eucaristico e fa che, sostenuti da San Michele Arcangelo, avanziamo con rinnovato vigore nella via della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Che e per intercessione di San Michele Arcangelo, nostro patrono, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.